Buongiorno a tutti, sono Rube Di Battista, team leader di Mission Analysis per Oxen 1X. L'integrated project team di Mission Analysis si è occupato dello sviluppo di simulatori e modelli per la predizione della traiettoria, nonché del post-processing dei dati per la telemetria di volo. Per le simulazioni dinamiche sono stati utilizzati due modelli, un modello a 6 gradi di libertà per la fase di ascesa e un modello a 3 gradi di libertà per la fase di discesa con il paracadute. Per il modello a 6 gradi di libertà le equazioni erano quelle di corpo rigido scritte in assi corpo, mentre nel caso della discesa il modello era più semplice, un punto materiale che scendeva con coefficiente di resistenza costante preso dai dati sperimentali del paracadute. Ricavare le proprietà aerodinamiche e le caratteristiche di stabilità per Oxen 1X è stata un'attività a cui ho dedicato molto tempo. Sebbene generalmente, soprattutto nei codici open source, si utilizzi la teoria di Barrowan, abbiamo deciso di utilizzare Missile.com. Missile.com è una routine Fortran scritta dall'USAF che tramite correlazioni semiempiriche e metodi numerici ben consolidati riesce a calcolare gran parte dei coefficienti aerodinamici richiesti e le caratteristiche di stabilità. Il post-processing dei dati ha evidenziato un discreto accordo tra gli dati sperimentali e il modello, sebbene quest'ultimo sovrastimi leggermente la quota di appoggio e le velocità, a causa forse delle incertezze sulla spinta e sulle proprietà aerodinamiche. Uno scostamento di qualche decina di metri è comunque accettabile. Per quanto riguarda l'accordo sulle velocità angolari, non siamo riusciti pienamente ad identificare il grado di accuratezza a causa della saturazione del giroscopio in fase di discesa. Il nostro lavoro non si ferma qui. Abbiamo intenzione di migliorare i nostri strumenti, grazie all'aiuto del Dipartimento di Computational Rocket Dynamics, tentando di affiancare a Missile.com simulazioni di fluidinamica computazionale che potrebbero migliorare la qualità delle predizioni aerodinamiche. Cercheremo di migliorare i modelli dinamici, rilassando le ipotesi semplificative che sono state fatte in questa occasione e tentando differenti approcci di identificazione di modello. Siamo molto contenti di condividere il nostro lavoro con voi. Troverete il report scritto in lingua inglese sul nostro sito ufficiale, da cui potete scaricarlo gratuitamente. Speriamo possa esservi d'aiuto. Grazie dell'attenzione, continuate a seguirci e un saluto al team di MSA.